Della giornata storica e più bella per lo sport italiano, dove Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs hanno conquistato l'oro olimpico rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri, ha corso la Formula 1 l'11° appuntamento stagionale, il Gran Premio di Ungheria, che ha regalato tante emozioni e tante polemiche, visto l'ennesimo episodio controverso in Curva 1. Un Gran Premio di Ungheria spettacolare per diversi punti di vista, anche per il vincitore del Gran Premio di Ungheria, appunto, che è il francese Esteban Ocon su Alpine. Prima vittoria di carriera per il 24enne, di cui tesseremo le lodi a tempo debito, prima però di fare il solito recap del Gran Premio di Ungheria, che congeda i piloti di Formula 1 fino alla pausa estiva, che appunto fermerà il campionato fino al 29 di agosto, quando si riprenderà a Spa-Francorchamps. Partiamo però in questo caso dall'inizio, perché c'è tanto di cui parlare e ovviamente dobbiamo concentrarsi su quello che è successo in partenza, e lo vediamo direttamente per immagini. Facciamo le giuste premesse: la pista era assolutamente bagnata, tutti i piloti sono partiti con le gomme intermedie e di base era già molto complicato, ovviamente nel caos della partenza, cercare di azzeccare al meglio il punto di frenata. La prima fila vede il dominio Mercedes con Hamilton primo e Bottas secondo, Bottas che come al solito stracanna le partenze, visto che oramai il finlandese, l'abbiamo imparato a conoscere, non è uno specialista di questa parte della disciplina Formula 1, si fa superare prima da Verstappen e anche da Perez, per poi anche essere superato da un'altra McLaren. Vediamo qui dalla prima immagine che Bottas inizia già a sbagliare il punto di frenata e dunque per questo errore molto grave da parte del pilota finlandese verrà tamponato il povero Lando Norris, che di fatto la gara non la correrà neanche, e per la carambola che appunto si andrà ad innescare, appunto qui vediamo la manovra che Bottas appunto va al tamponamento con la perdita della anteriore della macchina e del punto di frenata. La carambola, la sfiga giustamente ci vede molto molto bene, va a danneggiare enormemente la Red Bull, perché Norris c'entra prima Perez e poi Verstappen, e quindi il messicano di fatto finirà fuori fin dall'inizio, e poi addirittura Verstappen dovrà correre una gara letteralmente in salita con la macchina totalmente danneggiata. È vero che nel regime di parc fermé, dovuta anche alla bandiera rossa conseguente a questa carambola, il pilota olandese avrà una macchina non totalmente performante ed è molto difficile dunque una gara così per l'olandese. È una responsabilità evidente da parte di Bottas, che verrà peraltro penalizzato, e la direzione gara ha deciso di dare 5 posizioni in griglia in penalizzazione a Bottas per la prossima gara, che è una penalità della verità anche abbastanza leggera, nel senso che per incidenti del genere anche in passato si sono viste addirittura delle squalifiche. Addirittura io mi ricordo Grosjean, che per un incidente grave che mise a rischio la vita di Fernando Alonso a Spa venne squalificato. Ai tempi Grosjean correva per la Lotus e al suo posto corse Jerome D'Ambrosio per quanto riguarda il Gran Premio successivo. Qui non viene fatta la squalifica a Valtteri Bottas, viene comunque penalizzato, il che vuol dire che, essendo che Bottas guida comunque una Mercedes, dovrebbe partire a metà schieramento, che però è una penalità abbastanza leggera, sempre per il discorso che abbiamo detto anche il Gran Premio scorso a Silverstone: se uno penalizza anche le conseguenze dell'incidente, visto che è stato danneggiato un diretto rivale della Mercedes per il titolo del mondo e sono stati fatti fuori N piloti, perché per questa carambola e per un'altra successiva di cui parleremo tra poco, alla fine 6 piloti sono finiti veramente fuori subito. Evidentemente, secondo me, la direzione gara poteva e doveva dare una penalità più severa, anche perché in tutta la durata della gara si sono viste penalità molto più severe per molto meno. Un nome a caso: Antonio Giovinazzi, che è stato penalizzato con uno stop and go di 10 secondi per aver oltrepassato i limiti della pit lane. Penalità assurda, ma non perché è sbagliato sanzionare il limite della pit lane come velocità eccessiva, ma perché uno stop and go di 10 secondi è una cosa veramente tanto grave. E quindi, se il metro di giudizio è una penalità gigantescamente grave per una roba da niente rispetto appunto alla sanzione, un incidente così con Bottas che fa una carambola involontaria quanto volete, ma comunque ha fatto fuori di fatto metà schieramento, capite bene che secondo me il metro di giudizio doveva essere, secondo me, rivisto. Così come doveva essere rivisto il metro di giudizio per l'altro contatto di cui andiamo a parlare, che secondo me è ancora più grave rispetto a quello di Bottas, perché è vero che Bottas in prima partenza perde il posteriore e qualche leggera attenuante ce l'ha. Chi non ha attenuanti, ed è una cosa incomprensibile, perché secondo me al netto di tutto Bottas fa la carambola, che comunque si vedono in questi circuiti tortuosi, soprattutto in partenza. Quello che appunto stavo dicendo che non è accettabile è quello che succede in fondo a questa immagine, ovvero Lance Stroll che di fatto sul bagnato va sull'erba per cercare di passare Leclerc. Stroll di fatto frena sull'erba, una manovra incomprensibile del pilota canadese, che per questo motivo va a cilindrare Leclerc, che anche
anche lui finirà fuori, quindi appunto per questo motivo il Monegasco rientra tra i sei piloti che di fatto la gara manco l'hanno corsa, e anche qui le colpe di Stroll sono evidenti, anche di più rispetto a Bottas, perché qui c'è proprio anche l'intenzione del canadese di andare a passare letteralmente Leclerc attraverso le terre, attraverso l'erba, e non ce la fa perché è una manovra obiettivamente impossibile da realizzare, e anche così appunto Stroll danneggia di fatto la sua gara ma anche quella di Leclerc. Stroll anche lui verrà penalizzato di queste posizioni, le 5, le stesse di Bottas, ma secondo me anche Lance Stroll doveva essere sanzionato in maniera inferiore, che non vuol dire partire dalla pit lane la prossima gara, ma comunque, visto che appunto il metodo di giudizio era stato molto molto alto, io avrei dato una penalità obiettivamente più severa. Per quanto riguarda poi il resto, di fatto si è rivista poi un progressivo miglioramento della pista, con appunto tutti i piloti che tranne Hamilton hanno montato le gomme da asciutto. Hamilton dovrà fermarsi letteralmente dopo, ma in realtà Hamilton avrà un passo letteralmente incontenibile per tutti, anche se non arriverà alla vittoria ma arriverà a podio, e sarà un podio molto strano, incredibile per certi punti di vista, perché andrà a vincere il pilota francese Esteban Ocon, prima vittoria in carriera per il pilota francese, 24 anni per lui, e per lui suona la Marsigliese, il suo inno nazionale. È stata una gara che poi Ocon in realtà ha anche condotto dopo che Hamilton ha dovuto fermarsi per un errore suo, perché tutti gli altri piloti sono fermati ai box per montare le gomme d'asciutto, Hamilton invece è l'unico pilota che ha montato le gomme intermedie. Ocon poi ha avuto ragione degli avversari difendendosi molto bene su Sebastian Vettel, che appunto finirà sempre a podio ma in seconda posizione. Dopodiché Ocon è stato veramente bravo a guadagnarsi questa tanto agognata prima vittoria. Peraltro Ocon non è l'ultimo arrivato, perché appunto ha vinto il campionato di Formula 3, all'epoca era la GP3, ai danni di nostro Luca Ghiotto, era il 2017 a memoria. L'uomo squadra però della Alpine Renault è sicuramente colui che va a complimentarsi con Esteban Ocon, ovvero Fernando Alonso, che con una difesa straordinaria appunto su Hamilton va a limitare i danni appunto per la rincorsa dell'inglese, e arriverà questa posizione sul podio importante per Hamilton, perché arriva letteralmente in testa al mondiale, ma poteva raccogliere molto di più visto il passo che aveva, e Alonso ha fatto lo spoiler ai danni di Hamilton, permettendo dunque in maniera diretta, con un gioco di squadra ben fatto, al suo compagno di squadra Esteban Ocon di vincere la prima gara in carriera. Ocon con questa vittoria sale in classifica generale a 39 punti, 13esima posizione in generale in campionato per il francese. Podio molto interessante, perché c'è il secondo podio stagionale per quanto riguarda Sebastian Vettel, secondo appunto ovviamente con la Aston Martin dopo quello di Baku, Azerbaijan, e pensare che Sebastian Vettel è stato preso a detta dei vertici dell'Aston Martin per far sì che Stroll fosse riconosciuto più forte di Sebastian Vettel, evidentemente non è così, quindi onore al pilota tedesco adesso in forza alla macchina verde. E terzo Lewis Hamilton, che a differenza di quello che dice la grafica di Wikipedia inglese è in testa al mondiale, 192 punti per il pilota inglese contro 186 del pilota olandese Max Verstappen, che comunque un punto lo porta a casa. È la giornata anche degli altri che prendono comunque dei punti fondamentali per la loro classifica, per il loro morale, in particolare dei piloti della Williams. Gli altri piazzamenti top 10 sono comunque i seguenti: Carlos Sainz, che fa un'ottima quarta posizione, forse al podio ci sarebbe anche potuto arrivare, però Hamilton con le gomme che aveva era veramente difficile da battere in questo caso. Quinta posizione per Fernando Alonso, MVP di giornata evidentemente per i motivi che ho detto prima, soprattutto per quella difesa straordinaria per permettere poi a Hamilton di perdere tempo e a Ocon letteralmente di vincere la competizione. Sesta posizione per quanto riguarda la gara dell'Ungheria è per Pierre Gasly con l'Alfa Tauri, quindi altra buona gara per il francese. C'è gloria per Yuki Tsunoda, secondo Alfa Tauri a punti, e qui entriamo un po' nel discorso che facevo prima, è la gara un po' degli altri che effettivamente rientrano nella zona punti, e anche e soprattutto per il morale può fare nient'altro che bene. Primi punti in carriera per il canadese Nicolas Latifi, ottavo con la Williams, la macchina carbonella che tutti amiamo fa addirittura il miracolo, ok che c'erano pochi piloti in pista, ma è comunque un signor risultato sia per lui sia per tutta la scuderia, così come è un buon risultato anche quello di George Russell, che per una volta perde da Latifi, non la posizione per il pilota inglese. Decima posizione a punti appunto per Max Verstappen, che appunto limita
in qualche modo i danni e sale a quota 186 punti in una due settimane tra Silverstone e Ungheria, letteralmente da dimenticare per il pilota olandese, ovviamente, che dovrà risollevarsi e ci avrà la prima occasione subito a Spa-Francorchamps il 29 agosto dopo la pausa estiva, una pausa estiva che vedrà anche le altre categorie, che però riprenderanno sempre a Spa e riprenderà anche la Formula 3, di cui andiamo a parlare per concludere questo Racing Podcast. C'è la prima vittoria sulla pista di Lorenzo Colombo per quanto riguarda la nostra Italia, che sorride anche nelle categorie propedeutiche, oltre ovviamente alle Olimpiadi. Va detto che in realtà quella di Colombo è solo una vittoria in pista, perché poi in realtà verrà penalizzato per non aver rispettato la distanza di sicurezza con le safety car, che è una penalità in realtà anche quella discutibile. Colombo, pur vincendo in pista, verrà retrocesso e finirà settimo. La vittoria andrà al giapponese Ayumu Iwasa. L'Italia sorride però anche nella gara sprint numero 2, quella del sabato pomeriggio. Qui vediamo il podio con Matteo Nannini, che c'entra la sua prima vittoria in carriera in Formula 3. È una vittoria tanto agognata, tanto cercata e in questo caso ampiamente meritata, perché Nannini ha dimostrato di partire molto bene fin dall'inizio e riuscire ad avere la meglio degli avversari, in questo caso Enzo Fittipaldi nel team Child Racing System, e poi Roman Stanek, che anche lui è il primo podio della carriera in Formula 3, così come il brasiliano Stanek corre su Hi-Tech Grand Prix. Non c'è però sorprese nella gara della domenica, perché invece è il dominatore Dennis Hauger a vincere, a averle meglio anche del suo compagno di squadra, in quel caso Arthur Leclerc, che partiva anche dalla pole, e dunque grande vittoria per Hauger, che qui va ad allungare in testa al campionato. Ed è evidente che il campionato qui sia bel che concluso, già alla metà del campionato sono 162 punti per Dennis Hauger, di 152 soltanto 89 per il diretto inseguitore Jack Doohan, che evidentemente può soltanto che raccogliere le briciole di fronte a questo strapotere di Dennis Hauger. Appunto, è doppietta prema nella domenica pomeriggio, perché va a completare il podio Arthur Leclerc, mentre appunto c'è gloria per Matteo Nannini, abbiamo detto, in gara 2. Podio per lui, seconda posizione per Enzo Fittipaldi, che poi in carriera per lui, e terzo Stanek, mentre il podio vero sulla pista di gara 1 è Iwasa primo. In seconda posizione abbiamo Holly Caldwell, sempre team prema, e terza posizione per Logan Sargeant. Peccato però per Lorenzo Colombo, che ha fatto veramente una signora gara e deve essere retrocesso di posizioni. Due volte settimo alla fine, solo punti per il pilota italiano, per un'Italia in generale nella Formula 3 che sorride sia con Colombo che con Nannini. Fatemi vedere dunque cosa pensate di questo Racing Podcast. Prossimo appuntamento con appunto i sport motrici sarà ad agosto, con Superbike e MotoGP che riprendono, mentre con la Formula 1 ci vedremo per il Gran Premio di Spa a fine agosto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast. E saluto da parte di Meteo Torgard. Ci vediamo al prossimo video.